8 autobotti e 7 mezzi pick up da stamattina stanno distribuendo acqua agli abitanti di Contrada Fontanella e Caltanissetta, da giorni colpiti dalla crisi idrica. L'operazione è stata attivata dal capo della protezione della regione siciliana Salvo Cocina, d'accordo con il presidente Renato Schifani, a seguito di quanto appreso sulla mancanza di acqua nella zona da decine di giorni e in assenza di interventi efficaci. L'iniziativa avviata in sintonia anche con il comune e la prefettura proseguirà per tutta la giornata. Con ogni viaggio saranno consegnati 68.000 litri di acqua, sono circa 100 le utenze interessate. I veicoli di rifornimento sono stati messi a disposizione dai comuni di Mussomeli, San Cataldo e Villalba, ai quali il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha fornito recentemente contributi per la loro riparazione. Due autobotti sono stati inviati dal Corpo Forestale Regionale, due da Caltacqua e una dall'Associazione di Volontariato Civici Xirbi. L'operazione denominata Fontanelli è coordinata sul territorio dal dirigente del servizio di Caltanissetta della Protezione Civile Regionale Filippo Spagnolo e dal sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, che stamattina ha emesso l'ordinanza per la distribuzione di acqua a scopi non alimentari per precauzione. L'allevatore Luca Cammarata osserva il suo gregge di pecore alla disperata ricerca di acqua in un bacino arido della Sicilia. Quello che una volta era un bacino d'acqua abbondante ora è evaporato del tutto. Cammarata è preoccupato per l'impatto che le temperature estreme e la siccità avranno sull'agricoltura siciliana. Qua in questo piccolo bacino l'acqua per gli animali non è mancata mai. Di solito il livello è quello là. L'inverno sempre di più, d'estate un po' meno, però c'è stata sempre acqua in questo fosso. Noi facciamo un allevamento al pascolo, quindi gli animali pascolano, bevono, si riposano. Ora questo non è più possibile, questo tipo di attività. Altri agricoltori siciliani vorrebbero vedere il governo intervenire. Abbiamo lavorato un anno senza ricavare niente, né grano, né prodotti per l'allevamento bovino, né tantomeno siamo ad oggi nelle condizioni di poter dire che né il governo regionale né quello nazionale sta dando dei segnali forti. Gli scienziati avvertono che le autorità devono rivalutare la distribuzione dell'acqua. You know, this is the new normal. We're going to have more frequent droughts. We're going to have on average less water, and so there are three things that any society, in particular Sicily, will have to do. The first and most important thing is ask yourself whether you're using the water, the scarce water, for the right things, and that means looking at agriculture. La scarsità d'acqua non è un problema solo per gli animali, ma anche per gli abitanti del luogo. Si sono concluse le demolizioni di immobili abusivi in Contrada Naviccia nel comune di Adrano. La zona è classificata nel piano regolatorio di tipo E, destinata a verde agricolo. Il numero dei manufatti interessati è di 6, di cui 3 riuniti in un unico complesso con una superficie totale di circa 500 metri quadri. Le operazioni hanno avuto una durata complessiva di 12 giorni lavorativi, anche alla luce della grande dimensione degli immobili. L'area è già sgombra, in quanto la ditta incaricata dalla Procura di Catania ha celermente conferito in discarica il materiale ottenuto dalla demolizione. La Questura di Catania, di concerto con l'autorità giudiziaria, ha predisposto un servizio di sicurezza attuato da personale in forza reparto mobile della Polizia di Stato. Sul posto a garantire l'ordine pubblico erano altresì presenti l'Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale della Regione Sicilia e la Polizia Locale. Il lavoro di squadra ha permesso il ripristino della situazione di legalità e le operazioni di demolizione si sono svolte senza criticità. Siamo a Mascalucia, nella sala consiliare del municipio di Mascalucia, e siamo qui perché oggi c'è una conferenza stampa per l'apposizione di una targa, che poi non è una targa ma è un'opera, che verrà annessa all'entrata del Parco Trinità Manenti. La signora Tea Manenti, sorella di Silvestro Manenti, è qui per partecipare anche lei all'affetto che naturalmente lega a suo fratello, l'attività che ha fatto suo fratello in una occasione del genere. Ecco, un ricordo di Silvestro. Silvestro era un ragazzo speciale, era spiritoso, vivace, geniale, ci ha lasciato troppo presto. Ricordo che viviamo tutti nel suo ricordo ancora oggi, anche la mamma che ormai, con la mia testa non ci sta più, ogni volta che passa davanti a una foto lo saluta.
Siamo col sindaco Vincenzo Magra, il sindaco di Mascalucia, il comune che ci sta ospitando in occasione di questa importante iniziativa. Signor sindaco, è una particolare attenzione per un vostro figlio. Silvestro è stato uno dei vostri più caparvi, forse, architetti, e in certi momenti è stato veramente duro poter combattere. Determinante, sì. Esatto, Infatti determinante. ha colto veramente nel segno perché Silvestro Manenti è stato un innovatore, lo definirei, perché in un momento in cui la speculazione edilizia era veramente galoppante, no? Ricordiamogli quegli anni, lui è stato capace invece di andare controcorrente e di avere una visione importante, cioè di comprendere come un territorio abbia bisogno, oltre che di quello che erano le esigenze abitative, soprattutto quelli che sono degli spazi invece per la socialità, per il tempo libero, per quello che invece la natura e la possibilità di ossigenare anche un territorio che ha necessità importanti di essere mantenuto con tale rispetto. Permettetemi di ringraziare Vito Guglielmino, che è uno dei rappresentanti della GAS e dei primi fondatori di quello che è stata appunto l'iniziativa rivolta a Silvestro Manenti. Erano amici, hanno percorso tanti e tanti momenti, e trascorso tanti momenti insieme, e per cui sono ben felice oggi di poter rappresentare in qualità di amministrazione quello che è un riconoscimento, ritengo dovuto e fondamentale proprio nel rispetto della figura, prima dell'uomo, poi dell'architetto e quindi del paesaggista che ha dimostrato di essere di altissimo valore e livello, progettando appositamente quello che è questo spazio d'eccellenza, il nostro spazio urbano appunto del Parco Manenti, che noi volutamente come amministrazione abbiamo proprio voluto riaprire ieri, proprio Infatti. per dare un messaggio, un segnale a quelli che sono purtroppo gli incivili che governano quasi tutti i territori. Ci troviamo qui all'Istituto De Felice Olivetti, dirigente scolastica, la professoressa ingegnere Anna De Francesco, che ha voluto fortemente oggi questo evento, che è il premio giornalistico The Voice Astrea, giunto alla quinta edizione. Abbiamo avuto questo momento di sinergia e di incontro tra istituzioni anche e ragazze, studenti. Andiamo alla dottoressa Atena Maria Parcondi, che lei è sempre in prima linea per il bene comune, artista, e veramente viene ispirata sempre verso bene sociale. Ed era la mia associazione che ho con mio marito Maurizio Diogene Catania, poeta, vuole sempre affrontare in una sintesi appunto di poesia tutti i temi sociali. Soprattutto la pace ci sta molto a cuore perché con la pace si realizza tutto. Io ringrazio la Fondazione Astrea e il suo presidente Manlio Messina e la dottoressa Lella Battiato per aver organizzato questo premio che non fa altro che indurre, stimolare i ragazzi a dare il meglio di quello che loro pensano. Dottore Ferlita, il suo messaggio per il progetto Martina, anche lei in prima linea sui beni comuni. Ai giovani posso dire semplicemente ricordatevi di Martina. È molto difficile fare sacrifici quando non si sa perché cosa si devono fare. I giovani che si sentono che stanno bene si chiedono: ma perché devo rinunciare, diciamo, agli stili di vita errati, sbagliati? Significa fumare, significa non fare attività fisica, significa ridurre enormemente il rischio di andare incontro di alcuni tipi di tumori se si rinuncia agli stili di vita errati. Le previsioni per martedì 6 agosto 2024 di Globus Television. Martedì, pressione sulla regione. Giornata contraddistinta da bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Isolati temporali pomeridiani sui rilievi della provincia di Catania. Mari nelle province siciliane, Messina mare calmo, Agrigento mare calmo, Catania da calmo a poco mosso, Ragusa mare calmo, Siracusa poco mosso, Trapani mare calmo, Palermo mare calmo, Caltanissetta da calmo a poco mosso.